Aloy, stavo giusto pensando a Ersa. Lei avrebbe ucciso Derval, lo so. Ecco perché era andata a incontrarlo, per eliminarlo. Ma mi ha anche detto di crescere. Lo ammetto, un po' mi ha fatto male, ma ne farò tesoro. E suppongo che crescere significhi fare ciò che devi e non quello che vorresti, no? A me lo chiedi. Sono certa che hai più anni di me. Già, ma non mi comporto da tale, vero? Con Derval l'hai fatto. Non darmi troppo credito. Se ci penso, aspetto ancora l'occasione per rompergli il collo. Sì, ma non lo farai, perché sei un bravo capitano. Ora basta. Mi farei piangere. Quindi, dopo tutto questo, che ne sarà di Erend l'Avanguardia? Tornerò per un po' alla conquista. Mi metterò in contatto con il mio clan e daremo sepoltura a Ersa, come vorrebbe lei. E intendo meno chiacchiere e più birra. Che cosa pensi che faranno gli Oseram a Derval? Per iniziare, ne discuteranno per molto tempo. Ma qualsiasi cosa decidano, non sarà rapida. Me ne farò una ragione. In effetti, potrei passare dalla sua cella sotto al cerchio e ricordargli cosa lo aspetta. Beh... Lo so, ora devi andare. Assassini da scovare, macchine da domare, tutto prima di colazione. Sai una cosa? Quando ti ho visto pensavo fosse un bel colpo parlare con una bella ragazza nascosta in mezzo al nulla. Ma ora capisco che sono stato fortunato ad avere un minuto del tuo tempo. Cerca di non dimenticarmi quando sarai là fuori a cambiare il mondo. Troverò sempre un minuto per te. Magari anche due. Due? Le piaccio. Gli smerigli attaccano. Devo vedere se serve il mio aiuto.
Arda! Neve. Di certo non si sta facendo più caldo. Sei apparsa come un arcobaleno e ci hai salvato le chiappe. Ma da dove arrivi? Ho sentito gli smerigli attaccare. Sono spazzini, non cacciano per divertimento. Cosa li ha tirati qui? Devono essere i dannati Kharja. Se siamo in un'era di pace, perché sono immerso nel guano di smeriglio? Arrivano a ondate! Qualcuno ha cercato di vendere esche. Sono dispositivi che attraggono le macchine. Ah, davvero? Cos'è, una specie di scherzo Nora? Lo prendo come un no. È cambiato qualcosa che possa aver attirato gli smerigli? Avete lasciato parti di macchina in giro? Ah, no! Gli Oseram usano i rottami, non come Kharja. Loro tengono solo le parti migliori. Quindi i Kharja hanno lasciato rottami nei paraggi? Qui? Mai! Se un Kharja sprecasse rottami davanti a me, li prenderei e glieli farei mangiare. Perché credi che i Kharja abbiano a che fare con l'attacco degli smerigli? Questo avamposto è nato per proteggerci dai Kharja. Ora vengono qui a fare scambi. Bene. I loro frammenti valgono come gli altri. Ma sanno tutti che vogliono questo posto. E a pensarci, vogliono qualunque posto. Ma come hanno fatto i Kharja a mandarvi gli smerigli? Se mi daranno mai pace, vedrò di mandare uno dei miei uomini sulle loro tracce. Scommetto che portano dritte ai Kharja. Cosa fai esattamente qui? Come sindaco, io do ordini. Bisogna essere temprati per un lavoro così. Non sopporto quegli imbroglioni Kharja e i loro discorsi perbenisti. Ma visto che abbiamo aiutato i Kharja a sbarazzarsi del loro lurido re, ora è tutto pace, bene, idiozie varie. Credi che la pace non durerà? Io non ho tempo per la pace. Ho mercanti Kharja che implorano sconti sulle tasse doganali e smerigli all'attacco. Quale dei due è peggio? Perché non lasci indagare me sull'attacco degli smerigli? Sembri molto impegnato. Davvero? Nessuno mi ha mai offerto aiuto. Sei brava con le tracce? Sai, puoi dirlo forte. Fammi sapere cosa scopri allora. Incudini a martelli, ci sono i Kharja dietro! Spegniti! Spegniti! Che stai facendo? Per il sole, non vuole spegnersi! Quel dispositivo sta scatenando gli smerigli. Spegnilo. Io? Non ho idea di come si spenga, né di come abbia fatto ad accenderlo. L'ho recuperato in una vecchia officina. Dovrebbe bastare. Ora inizia a parlare. Perché recuperi materiale senza sapere di che si tratta? I miei clienti domandano prezzi straordinari, spesso ai confini della realtà.
E le storie sulle mie avventure mi aumentano il valore. Dove gli altri sognano di andare, io prospero. Non esiste vetta insormontabile che io non possa scalare. I miei scambi richiedono sacrifici. Compreso il sacrificio di innocenti. Quegli smerigli non hanno risparmiato nessuno. Non volevo che accadesse questo. Volevo solamente saziare l'appetito di ricchi nobili che non lasciano mai la loro dimora. Hai trovato il dispositivo in un'officina? Abbandonata. Più o meno mi sono accampato sulla dorsale est. Una tappa ardua già nel fiore degli anni, ma mi sono stretto. Va bene. C'erano altri dispositivi in questa officina? Dell'equipaggiamento. Mai vista roba del genere. Un silo insolito che ha reso completamente vani i miei tentativi di aprirlo. Mentre cercavo, pensavo a quanti segreti sono ancora nascosti in questo mondo, visto che nella nostra profonda ignoranza noi... E quindi? Oh, non ho visto altri dispositivi, ma potrebbe essercene ancora uno, pronto a scatenare i suoi orrori. Sapevi fin dall'inizio che questo dispositivo attirava gli smerigli? Per il sole, no! L'ho tenuto qui per un po', ma quando sono tornato, stavo per finire decapitato da uno di quei mostri volanti. È un dispositivo pericoloso. Devo trovare quell'officina e assicurarmi che sia l'ultimo. Dov'è? Sulla dorsale est, poco dopo il mio accampamento. Ma quando sono tornato dall'officina, un fragore mi ha avvertito del mio destino. Mi sono gettato nel fiume poco prima che una valanga travolgesse il sentiero. Non puoi raggiungerla. La salita è troppo pericolosa. Correrò il rischio. Tu resta lontano dall'officina e cerca di non provocare altri disastri. Quel Karja ha detto che l'officina era vicina al suo accampamento, sulla dorsale est. Del rovistatore, quindi l'officina non deve essere lontana, sempre che riesca ad aggirare la valanga. Huh?
Non sono sicura di voler scoprire di cosa si tratta. Scommetto che l'Avis Tempesta è stato attirato da Niska. Se trovassi e distruggessi il dispositivo, la macchina se ne andrebbe. Eccola là, l'esca. Da fulmini. Non sarà facile abbatterlo. Meglio sparire. Fatto. Così non arriveranno altre macchine. Adesso pensiamo all'officina. Così c'è Derval dietro alle esche. Geniale. E pericoloso. Devo aggiornare gli altri a Rubestria.